lei andrà in vacanza? Sì, certo, andrò in vacanza la prossima settimana. Mare, montagna? Ah, mare quest'anno. Sì, sì, mi piace anche la montagna, ma quest'anno mare. Mare o montagna, una settimana oppure 15 giorni, in Italia o all'estero? Il conto alla rovescia per chi si prepara a partire per le vacanze estive è scattato. Per molti questi sono gli ultimi giorni di lavoro con le aziende pronte a chiudere per ferie. Ma i bassanesi andranno in vacanza oppure resteranno a casa preferendo magari le spiaggette lungo il Brenta? Siamo appena rientrati in realtà. Siamo appena rientrati dalla Sardegna per 2 settimane al mare. Adesso si torna al lavoro? Sì, sì, sì. Siamo già rientrati. Siamo già ritornati al lavoro. Ultimamente le sto facendo ora perché sono di Prato, io sono qui di passaggio. Tutto bene. Già andata in vacanza in partenza? No, neanche non ci vado. Posso chiederle perché? Stiamo arrivando da Francia. Siete qui in vacanza, quindi a Bassano? Bastagna. A Bassagna. Sono già stata in vacanza. Sono stata in Sicilia 20 giorni. Mi sono divertito, ho ritrovato i miei parenti e ho passato delle vacanze bellissime. Mi prendo qualche giorno quando sono un po' più stanco. Così saltuariamente mi fermo, ecco. Preferisce il mare o la montagna? Mare, però quest'anno posso dirti che a me piace tantissimo il caldo, però quest'anno è molto molto tosto. Non vado quest'anno perché è troppo caldo e non vado col caldo. Io preferisce rimanere a casa durante l'estate? Sì. Sì, sì. In primavera di solito vado a Ischia. Sì, è andata in ferie già. Andata a mare, mi hanno tornato, adesso vado a lavorare.